Cari fratelli e sorelle che seguite TV Padre Pio, innanzitutto buon Natale e buon anno 2023. Dopo due Natali segnati dalla pandemia, anche se non possiamo dirci ancora del tutto fuori da questo pericolo, siamo chiamati a vivere un Natale con un segno ancora più pesante, che è il segno della guerra tornata ad essere forte proprio nella nostra Europa, nel cuore dell'Europa, scoppiata il 24 febbraio scorso dovuta all'invasione russa dell'Ucraina e che sta continuando con segni quotidiani di rumori e di vittime continue. Tra i titoli di Gesù che viene e viene in mezzo a noi come il Salvatore c'è Principe della Pace. Ecco, è nostro dovere come cristiani rinnovare continuamente questa certezza che il Signore viene a portare la pace nei nostri cuori, la pace nei nostri ambienti, la pace nel mondo intero. E la pace essenzialmente è Lui. Ecco, se lo accogliamo, ci armiamo di quella presenza che sconfigge ogni arma e ogni violenza e divisione. Tra la guerra e la pace ci sono molte differenze ed è inutile che le indichi. Ne voglio sottolineare una a cui normalmente non pensiamo. La differenza è questa, che la guerra costa e costa molto, anche dal punto di vista economico. Costa prima di iniziarla per l'armarsi e gli armamenti. Costa nel portarla avanti con tutto quello che significa un esercito e eserciti in movimento e costerà soprattutto dopo per la ricostruzione. Questo dal punto di vista economico, senza contare gli alti costi di vite umane e di distruzione del pianeta stesso, del paesaggio, della cultura, nel mettere dentro ai cuori degli elementi che saranno difficili da estirpare. La differenza è che la pace invece è gratis, la pace non costa nulla, non costa nulla a nessuno degli avversari, ha semplicemente bisogno di una volontà e di un'accoglienza, ha semplicemente bisogno che sappiamo dire basta alla violenza, alle armi e alle divisioni. E quel basta non ha nessun costo economico, ha solo un impegno di cuore, di mente, di fedeltà e riconoscersi comunque come fratelli, anche se ci siamo scannati vivi, come si sta vedendo in Ucraina e in tantissime parti del mondo. L'augurio che ci facciamo è che questo Natale ci porti a cuori di pace, incominciando dai nostri. Tra pochi mesi, l'11 di aprile del 2023, celebreremo i 60 anni della grande enciclica Pacem in Terris, che Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, per la prima volta indirizzò non solamente ai cattolici e ai cristiani, ma a tutti gli uomini di ogni religione e anche non credenti, chiamandoli semplicemente di buona volontà. Il nostro augurio è che questi mesi che ci separano da quella data, una data storica, un sessantennio, diventino veramente un impegno per costruire la pace. Ci dobbiamo credere, credere tutti, e noi cristiani e in particolare devoti di San Pio da Pietralcina, espressione dei suoi gruppi di preghiera, mettere l'arma della preghiera che sconfigge ogni violenza. Perché l'11 di aprile del 2023 questa guerra sia alle spalle. Che questo Natale sia per noi portatore di questo slancio di preghiera che sconfiggerà questa guerra inutile, fratricida e illogica da ogni punto di vista. Allora mettiamo la nostra arma, la nostra preghiera, la nostra certezza che chi vince è il Principe della Pace, il Signore Gesù, che noi gratuitamente riceviamo continuamente nei nostri cuori. Rispondiamo con il nostro impegno di preghiera, come voleva Padre Pio. Buon Natale a tutti, buon anno e con questo impegno di essere operatori di pace e siamo e saremo per sempre chiamati figli di Dio. Buon Natale.